Allora, la dedica a Felice Cascione è una idea dei ragazzi del consiglio, cioè dei ragazzi del consiglio istituto in primis, ma dei ragazzi del liceo, che hanno inteso in questo modo celebrare la libertà, la resistenza e la libertà. E quale modo migliore se non attraverso l'opera di un artista, tra l'altro contemporaneo, che loro stessi hanno conosciuto e con il quale hanno lavorato. E l'idea ovviamente è di dedicarla a Felice Cascione perché loro lo sentono parte della loro storia, parte della loro vita. Tra l'altro era un giovane medico, alcuni di loro vogliono intraprendere questo corso di studi e soprattutto era un poeta, un partigiano, un poeta, quindi una figura estremamente interessante che evidentemente loro sentivano vicina, e quindi hanno pensato bene di dedicarla appunto al partigiano Felice Cascione. Il tema che loro avevano individuato era la libertà, e quindi una libertà che loro identificano evidentemente in questa figura che è carissima e cara ai cittadini d'Imperia e quindi anche ai nostri giovani. In questa frase in particolare? Sì, la frase è stata estrapolata dal testo di Felice Cascione, Fischia il vento, ed è un'idea dell'artista. Allora, noi abbiamo semplicemente concordato con OPM la modalità, cioè inserire questo laboratorio creativo all'interno di una settimana di cogestione in cui i ragazzi hanno sviluppato, hanno lavorato su tematiche alternative, e quindi l'idea è stata quella di realizzare un murales. Realizzare il murales significava coinvolgere appunto OPM. OPM ha avuto l'idea di estrapolare questa frase, di concentrarla, di porla al centro del muro, proprio come monito, come invito evidentemente anche ai nostri giovani a seguire la via delle stelle, quindi a farsi guidare laddove mancano dei punti di riferimento, guardare in alto e farsi guidare, per cui è stata posta al centro del murales. Tra l'altro lui ha realizzato delle opere, come voi sapete, Vortex mi sembra che si chiami la collezione, legata proprio al tema delle stelle, e quindi ha semplicemente trasferito se stesso all'interno di questa scuola, e di questo io sono molto, gli sono grata e sono veramente contenta che abbia voluto farlo col nostro appoggio e col nostro sostegno. Quindi è stata un'idea che evidentemente ci ha subito trovati consenzienti e d'accordo, io in primis e i ragazzi chiaramente che hanno lavorato insieme a lui, fianco a fianco. Grazie.